Al via a partire da oggi la 27ª edizione di Teramo Comics. Fino al 12 maggio più di 40 espositori provenienti da tutta Italia legati al mondo del fumetto saranno accolti presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione nel campus universitario di Costa Sant'Agostino. Il programma dell'edizione 2019 è ricco di nuovi eventi, incontri, dibattiti e conferenze sugli argomenti più in voga, spaziando dal vastissimo mondo degli YouTuber fino a temi più artistici dedicati alle anteprime editoriali, con la partecipazione di ospiti di livello nazionale e internazionale. Finalmente ritorna ogni anno, è sempre presente la mostra del fumetto, ormai sono 27 anni che la portiamo avanti, quindi speriamo di renderla sempre più grande e interessante. Tanto lavoro dietro l'organizzazione di un evento così importante, grazie anche alla sinergia dell'università. La sinergia dell'università, la sinergia anche dell'Alta Associazione Altri Mondi e di tutti i collaboratori, i ragazzi che ci vengono a dare una mano, naturalmente gratuiti. E speriamo prossimamente, parlando con le istituzioni, di poterla riportare al centro in modo da fare di coinvolgere proprio tutta la città e tutte le strutture che stanno all'interno della città e far rivivere un po' Teramo. Ormai è una collaborazione consolidata e penso che sia un evento che anche la città ormai aspetti e il territorio in generale. Quindi voglio di nuovo ringraziare tutti gli organizzatori di Teramo Comics che anche quest'anno ci hanno scelto. Un evento importante, ripeto, non solo per la città, ma oserei dire anche per i nostri ragazzi. È uno di quegli eventi che non è formativo in modo diretto, ma lo è in modo indiretto. È una possibilità di incontrare linguaggi, espressivi, arti diverse e quindi va nella direzione della formazione dei nostri ragazzi.